Racket ed usura. A causa della pandemia da Covid-19 hanno pesantemente rialzato la testa un po' dovunque, una situazione sempre più complessa dal punto di vista economico che ha spinto tanti imprenditori o semplici cittadini a rivolgersi alle organizzazioni criminali. Il problema si è acutizzato, si è acuito sicuramente. Con questa crisi pandemica che è diventata, come sappiamo, anche crisi economica. Tanti, ma non solo operatori economici, ma anche semplici cittadini, si trovano in situazioni di sovraindebitamento e difficoltà economica, e questo ovviamente porge il fianco a coloro che hanno invece disponibilità e zero burocrazia, e sappiamo bene che queste sono le mafie. Di questo e di molto altro si è discusso nella nuova tappa del Tour della Legalità promosso dalla prefettura di Barletta Andrea Trani a Canosa, con ospiti importanti come il presidente della Federazione Associazioni Antiracket e Antiusura Luigi Ferrucci, ma anche il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. Un momento di confronto aperto soprattutto ai giovani degli istituti scolastici cittadini, con testimonianze ed esperienze positive, con gli strumenti di contrasto a due fenomeni purtroppo di particolare rilevanza sul territorio del Nord Barese. Due gravissime e inammissibili piaghe sociali, l'usura e l'estorsione. Abbiamo avuto modo di esplorare un po' tutte le situazioni di criticità del territorio, ma soprattutto fare una riflessione pubblica sull'importanza del coinvolgimento di tutte le componenti, quindi oltre all'apparato istituzionale che ha una sua responsabilità prioritaria. Ci deve essere il coinvolgimento per sostenere anche l'attività di collaborazione e di denuncia da parte di tutti. E poi un'attenzione particolare rivolta ai giovani in questo importante cambiamento di mentalità che deve partire proprio dalle nuove generazioni. Noi vogliamo dare un segno di speranza, vogliamo essere punti di riferimento. Di rilievo anche la testimonianza di un imprenditore andriese, Felice Gemiti, che una decina di anni fa ha avuto un'esperienza diretta di un fenomeno estorsivo. Ecco, io confido molto nei giovani, spero che anche loro lo prendano come esempio e ribadisco, prima ho fatto una battuta, prima non prendete ad esempio dottore In, ma prendete ad esempio Enzo Ferrari. Perché Enzo Ferrari? Perché Enzo Ferrari è uno che ha costruito la storia in Italia dell'automobilismo, l'ha dimostrato, è diventato a livello mondiale, oggi è un'icona di tutto il mondo. Nel corso della giornata in Piazza Vittorio Veneto è stato invece allestito il veicolo itinerante di comunicazione locale per una attività di diffusione della legalità economico-finanziaria a cura della Guardia di Finanza, mentre in Piazza Galluppi è stato inaugurato un importante sportello anti-racket e anti-usura nel comune di Canosa. Apriamo un nuovo presidio, come ha detto bene lei, al centro della nostra città, in un quartiere, in una zona dove va presidiata, e quindi è uno sportello anti-racket, un punto dove cittadini, commercianti, artigiani possono rivolgersi e chiedere aiuto, perché questa città, è inutile negarlo, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di un centro, di un'associazione anti-racket, dove i canosini si devono rivolgere se hanno problemi, se hanno difficoltà. Lo Stato c'è, è in Piazza Galluppi, apre una sua sede in Piazza Galluppi, dove c'è ancora più necessità di un aiuto, di una presenza forte.